Ciao grandissimi e bentornati sul canale. Oggi sto un po' come Star Trek. Visori FPV, computer, radiocomando e telecamere. Perché così? Perché io sono quasi 3 anni che guido, che volo col drone, ho preso anche l'attestato ENAC, praticamente inutile. Però sinceramente il volo fotografico è un volo statico che veramente mi sta rompendo un po' le scatole e poi bisogna investirci veramente tanti soldi per avere un drone decente, sempre però con il rischio che se per caso fallisce il GPS, voi il drone ve lo sognate e comunque alla fine saper far volare un Mavic, un Phantom, non significa saper far volare un drone perché praticamente fa tutto il GPS. Per cui, vedendo vari video in giro su internet di questi che fanno evoluzioni mostruose con questi droni, ho detto, boh, ma come cacchio fanno questi qua? E allora mi sono documentato un po' e ho visto che praticamente questi volano in acro. In acro significa che praticamente non c'avete assistenza né di GPS né di giroscopio. Per cui quello che fate voi con gli stick, il drone risponde e non riuscite neanche a decollare. Però mi sono posto un obiettivo. Io nel giro di un mese voglio volare con il mio primo drone in FPV, in modalità acro, perché me ne stanno mandando un paio che sono veramente fighi e poi vi farò vedere. Però non ci voglio investire soldi. E questo sicuramente è anche il vostro problema. L'investire soldi su una cosa che non sapete se riuscite a farla e soprattutto se vi piace. Però un minimo investimento dovete farlo. E vi parlo di un investimento di 5 dollari. Sì, perché grazie a diversi simulatori, e ne ho selezionati due per voi. Uno FPV Freerider, che già ho provato, è molto realistico, costa solo 5 dollari. Mentre l'altro è il Liftoff, che costa 29 do, 20, 19 euro mi pare e vi dà molte più possibilità di gareggiare anche in rete con altri utenti. Avrete la possibilità di imparare le dinamiche del volo in FPV in modalità acro. Io adesso qui ho visori FPV, tutto collegato al computer per utilizzarlo con il mio computer. Radiocomando FlySky FSI6S collegato via USB al computer per utilizzarlo col simulatore, in modo da avere un ambiente quantomeno reale di volo per la simulazione in FPV agro. Però non vi allarmate perché queste sono tutte cose che già avevo, le ho adattate e funzionano. Voi, se volete iniziare, vi basta spendere 5 dollari per FPV Freerider, ve lo installate sul vostro computer. Poi vi collegate il vostro joypad PlayStation o Xbox, sicuramente almeno il 90% delle persone che mi seguono hanno una console a casa, lo collegate via USB al computer, lo configurate con la FPV Freerider o Liftoff, dipende da quello che volete prendere, e provate il volo in acro. Se mi seguite, nel giro di un mese andremo tutti quanti al campo di volo e ci divertiremo. Mi raccomando ragazzi, continuate a seguirmi, mettete un bel like al video, guardate la descrizione perché ci sono tutti quanti i dettagli di tutto questo armamentario che ho montato, più i link ai vari software. E buona visione a tutti. Seguitemi e scrivetemi anche i vostri progressi se ce ne sono. Ciao a tutti da Piero.